Tappa spezzina per la lista Pace, Terra, Dignità, promossa da Michele Santoro e nata con l'obiettivo di raccogliere tutte le istanze del pacifismo italiano. Una proposta politica viene sostenuto che si rivolge a tutti coloro che non credono nella guerra. Veramente il mio obiettivo è un altro, il mio obiettivo è di portare a votare quelli che non votavano più, che erano sopraffatti dal cinismo, anche dal disincanto e dalla sfiducia nei confronti della politica, perché la guerra tra i suoi tanti orrori contiene comunque una piccola luce che è quella che ci rimette in gioco tutti, perché la guerra è una questione di vita o di morte. La sinistra si presenta e non è una novità molto frazionata, con tante liste diverse. Santoro dichiara però di non aver voluto in alcun modo alimentare le divisioni e di rivolgersi in modo particolare a coloro che non vanno a votare da molto tempo. Per me, francamente, se non ci fosse la nostra lista, io avrei continuato a non votare. Non è una questione di destra o di sinistra, ma di guerra o di pace, che è la questione più importante. È evidente però che se questa lista provocherà un aumento della partecipazione, metterà in discussione le forme politiche esistenti, contribuirà ad un nuovo dibattito che coinvolgerà il Movimento 5 Stelle, coinvolgerà il Partito Democratico e sicuramente anche Sinistra Italiana. Cioè l'ascesa in campo di un pezzo di opinione pubblica che fino ad oggi non votava più oppure era molto delusa potrebbe comportare un grande sommovimento della politica che c'è e quindi riscrivere, diciamo, i campi, cioè capire quali sono i valori sui quali noi fondiamo la nostra azione piuttosto che definirci con un'etichetta.